Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. La bellezza del diverso. Gli opposti si attraggono o è più vero che chi si somiglia si piglia? Credo entrambe le cose. Ci sono elementi di differenza ed elementi di somiglianza che permettono a due persone di trovarsi. Non tutte le somiglianze si incontrano, a volte si appiattiscono o si esasperano a vicenda, così come non tutte le differenze si scontrano, a volte creiamo un campo magnetico e creativo irrepetibile. Ci sono somiglianze e differenze complementari, come ci sono anche somiglianze e differenze che si escludono a vicenda. Somigliare nei difetti, nella fragilità, nelle fissazioni è terribile. Divergere sull'essenziale non permettere di gettare le basi di una casa e di una causa comuni. Le differenze vanno addomesticate, ovvero vanno letteralmente portate a casa. Non devono creare divergenza, ma convergere per fondare il noi. Le fondamenta di una casa sono utili se sono poste nella giusta distanza per permettere lo spazio costruttivo e per sorreggerlo. Perdonando l'alterità, come abbiamo detto nella puntata precedente, la accogliamo come dono e ne scopriamo i tratti di bellezza e di complementarietà nella diversità. Bisogna superare la presunzione di somiglianza e maturare verso l'assunzione della differenza. Anche in ciò che ci accomuna, l'altro, a rigor di termini, è diverso. La bellezza nella coppia non nasce dall'essere una coppia conforme. La bellezza è la concordia, non la conformità. È la sintonia, non la monotonia. È il coraggio della comunione nella diversità e del vedere nella prossimità dell'inafferrabile il modo stesso dell'essere della bellezza. Nell'alterità non c'è solo diversità, c'è eccedenza. Se, come dice il filosofo Theodor Adorno, l'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile, esso è anche la capacità di assumere il dissimile senza assimilarlo, disassemblarlo o omologarlo. Annullare la differenza e la polarità e annullare la relazione. Annullare la coppia. Dire siamo proprio uguali, è quello che ho sempre sognato, è la mia donna ideale, l'ho pensata proprio così, è eccedere al rischio della fusione e anche della confusione. Quando conosco l'altro per quello che è, scopro che è imperfetto, o meglio, che è perfettamente diverso da come lo avevo immaginato a primo acchito. Scopro che è altro nel vero senso della parola, non è perfetto per me. È unico in sé. Amarlo è riconoscere che è bello così. Su un altro versante, tante persone si innamorano dell'altro perché è quello che è, per poi passare il resto della vita a cercare di farlo diventare quello che sono loro. Dobbiamo riconoscere lo spazio che ci separa dall'altro e lo spazio che può diventare il giardino e il respiro del nostro amore. Scrive il filosofo francese Xavier Lacroix. L'incontro con l'altro è la nostra migliore occasione per accedere alla vera vita, che è superamento, oblio di sé, liberazione dai pesi e dagli intralci del nostro ego. Alla sicurezza fusionale, l'altro mi propone il rischio della comunione, la comunione nella distinzione. Questa è la bellezza dell'amore.